È stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia ed ora nelle sale il film documentario di Daniele Vicari, La nave dolce. Penso che possa essere un messaggio molto importante per le nuove generazioni. Mine dictaturus proletariati. Antique tretanteu. Socialista. Qualcuno ci chiama, ci dice che il porto di Durazzo è aperto. Per imparare a non dimenticare, soprattutto appunto le nuove generazioni che vivono una vita diversa da quella di 20 anni fa e che possano apprezzare molto di più quello che c'hanno adesso. In qualche modo su questa nave c'è tutto il mondo, ci siamo tutti noi, siamo un popolo in cerca, diciamo, di una terra, tutti quanti. Questo metaforicamente per quanto riguarda chi non ha grandi problemi economici, no, sociali come noi, ma anche materialmente invece per popoli interi che non si trovano bene lì dove sono, oppressi da regimi politici autoritari, dalla disoccupazione, diciamo, che rende impossibile dar da mangiare ai figli e così via. Siamo noi. In 10 minuti eravamo in 10.000. Mio marito mi chiede, ce la fai a salire con la corda? Sì. Noi vedevamo le TV italiane, tutti parlavano l'italiano, era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Abbiamo cominciato a gridare Italia. Italia, Italia. Bel film perché racconta finalmente la storia di un popolo, di una nazione, non come è sempre raccontata la parte, insomma, molto più negativa di un'Albania, però si racconta nelle vere. La vera identità, le tradizioni e il perché questo popolo ha cercato di evadere, di andare via, di scappare alla fine. E io ho seguito la folla, è stato un po' anche il pensiero di andare a vedere cosa succedeva, senza poi rendersi bene conto a quello che si andava incontro. Lei ha dichiarato che questo è un film che l'ha fatta gioire e soffrire. In che senso? Gioire perché quando un regista vede che c'è la possibilità di raccontare una storia in maniera compiuta, no, e interessante, è una gioia, no? Te la godi, come si dice. Soffrire però perché è stato molto difficile la lavorazione del documentario, perché individuare una struttura narrativa, montare tutto questo materiale in un modo interessante e fare i conti con delle terrificanti insufficienze del nostro paese non è che è proprio uno scherzo. Poi c'è stato un momento di rivolta, diciamo. Il montatore Benny Atria insieme a me ha visto centinaia e centinaia di ore di repertori, valutato tutto il lavoro di interviste, diciamo, che avevo fatto per poter intrecciare appunto la narrazione e ci abbiamo messo 2 anni a montarlo, per trovare questa forma che ha ci sono voluti circa 2 anni, non è stato semplice. Non siamo scappati, almeno non sono scappato perché morivo dalla fame oppure perché scappavo da una guerra, semplicemente per assaporare anche una libertà diversa da quella vissuta fino a quel momento in Albania e poi, essendo un artista, avevo bisogno di testare, di vedere altre realtà di danza e perché non lavorare, come è successo poi due anni dopo. Scappare era una parola grande perché comunque era pieno di polizia, di carabinieri. Miropafshim shfaqe, shfashfaqe. Facevano tutti il segno della vittoria e io pensavo, ma che cosa hanno vinto? Forse hanno vinto il viaggio di ritorno.